Buonasera a tutti, stiamo per iniziare la lettura del Martirio di Sant'Agata, scritto dalla scrittrice Carmen Privitera. Domani, come sappiamo, a Catania inizierà nei festeggi la processione agatina, quindi oggi è la lunga notte e il lungo giorno di Agata, e noi vogliamo ricordarla così. Vogliamo prepararci a questa processione, così leggendo il suo mattino in siciliano, metà in siciliano e metà in italiano, dalla scrittrice Carmen Privitera. Siamo io e Floriana Rao. Buonasera a tutti e vogliamo accompagnarvi in queste ore insonni che ci separano, ormai poche ore, che ci separano dall'incontro con Sant'Agata, un'attesa che dura, non dico tutto l'anno perché c'è la festa anche di agosto, però 6 mesi buoni, ecco. E abbiamo pensato con Gaetano che il miglior modo fosse quello di leggere il martirio di Sant'Agata, anche se lo conosciamo tutti quanti, però in questa versione è una versione che ci può aiutare a riflettere anche su quello che nella realtà dei fatti Agata ha vissuto, perché mentre noi in queste ore siamo tutti lieti e spensierati fra candelore, fuochi d'artificio e vari spettacoli, in realtà Agata soffriva in queste ore, 1700 anni fa, perché veniva torturata e poi uccisa per difendere la sua libertà di donna che ha creduto nel Signore. E quindi è giusto fermarci un attimo a riflettere su questo. E questa lettura ci aiuterà. Il martirio di Sant'Agata di Carmen Privitera. Una vita vissuta no coraggio e no turmento. Ti chiamo, o semplice creatura, picchiucori, senti l'armatura da muri di Dio. La parola agata proviene dal greco agate, che significa buona, virtuosa. Anche nel nome questa santa non si è mai smentita. Un'immensa bontà che ci ha sempre regalato momenti di forte emozione. Martirizzata verso la metà del III secolo, la sua nascita, grazie ad alcuni reperti archeologici, viene fatta risalire al 231 d.C., mentre la morte nel 251, ovvero il 5 febbraio. Tu ni lassasti in da stu turmento, paris cun sacratu firmamento, ca forza do signori ti viremu sempri incia lucori, ca sapi cantari magari lu silenzio, a cussi damu sapuri allu doluri e magari allu turmento. Agata cresceva nella preghiera e nella devozione a Dio, ma cresceva anche in bellezza: il suo corpo slanciato, i lineamenti delicati, le guance, la fossetta, i capelli biondi facevano di lei una ragazza bellissima. All'età di 15 anni, il vescovo di Catania, accogliendo la sua richiesta, la consacra a Cristo, imponendo ad Agata il flammeum, velo di colore rosso fiamma che portavano le vergini consacrate. Agata quel giorno realizzò il suo più grande desiderio, ovvero essere la sposa di Cristo. Coprissi lu corpu co fogu ca duma vita. In quel periodo la Sicilia era soggetta a continue persecuzioni. I cristiani andavano incontro giorno dopo giorno a diverse violenze, già iniziate intorno al 40 d.C. con l'imperatore Nerone, e poi continuate incessantemente fino al secondo secolo. Ma nel III secolo si cercò di trascinare i cristiani al paganesimo, e con l'editto dell'imperatore Settimio Severo si stabilì che fossero inizialmente denunciati perché diffondevano la nuova fede, e poi invitati ad abiurare in pubblico. Coloro che si sottomettevano ricevevano un attestato, Libellum, dove veniva segnata la nuova appartenenza alla religione pagana. Coloro che invece si rifiutavano di sottostare alla legge
venivano torturati e uccisi. In verità l'imperatore non voleva la morte del popolo cristiano, perché morendo sarebbero diventati martiri, causando più danni da morti che da vivi, per poterli dimenticare. Bisognava ricordarli, come semplici uomini. Nel 249 l'imperatore Decio fu ancora più drastico, promulgò una legge con cui si doveva denunciare ogni cristiano che professasse la sua religione. Tutti dovevano essere arrestati, torturati e successivamente uccisi. Muremundo nomudo signori, ca fozzando no sciucori, sintennu l'amuri e a gioia do pacci signori. Quinziano u pripotenti, ca vilinau di sangue u cori da poveri agenti. Un periodo fiorente e benestante per la città di Catania, che grazie al suo porto costituiva un punto determinante e importante per lo scambio commerciale e culturale dell'intero Mediterraneo. Come in tutte le città dell'Impero Romano, anche a Catania il potere era decentrato nelle mani di un proconsole. Quello fu il periodo di Quinziano, definito dalla storia un prepotente, che non appena giunse a Catania si invaghì subito della nostra Agata. Secondo la Passio Sante Agate, risalente alla seconda metà del V secolo, di cui abbiamo una tradizione latina e due greche, Agata, donna di grande bellezza, appartenente a una ricca e nobile famiglia catanese cristiana, fu educata fin da piccola alla religione cristiana e già a 15 anni la nostra amabile Agata consacrò completamente la sua anima a Dio, giurando al Padre Celeste amore eterno, dalle parole della Santa. Io confesso Cristo con le labbra e con il cuore e non cesso mai di invocarlo. Ti chiamo con lu cori e con la voci e t'addumanno una grazia di nosciu signori. Mai ti sdiregno di stu cori, a Cristo e a Tia, angelo di luci. Vinisti in da sta cruci, mi saziasti l'anima, ma sapisti di sti turmenti e pariganendi fascisti, manda un attimo, saziasti l'anima mia, a usci e a cussi sia. Sant'Agata donò la sua vita e la sua anima a Cristo Signore, rinunciando ai piaceri della carne. Quinziano, giunto a Catania, l'accusò di vilipendio della religione di Stato, un'accusa che fu comune a tutti i cristiani. Immediatamente ne fu ordinata la cattura e fu condotta al Palazzo Pretorio. La tradizione popolare racconta che Agata riuscì a scappare per non farsi arrestare, che riuscì a rifugiarsi in una contrada poco distante da Catania chiamata Galermo. Ma c'è chi parla di Malta e ancora di Palermo. Ma comunque alla fine Quinziano riuscì allo stesso a catturarla e a condurla dinanzi a sé. Cercava di dimostrare al popolo che era capace di sottomettere al suo volere persino le persone più ragguardevoli, pur avendo un'ignobile origine. Ma vederla fu per lui ancora un'esplosione di passione. Ma davanti a sé non trovò uno scambio di tenerezze come avrebbe sperato, ma un blocco di cemento. Agata rifiutò ogni tentativo di seduzione e Quinziano, spinto dalla sua furia passionale, ma soprattutto offeso e umiliato, decise di affidarla in custodia a una rinomata mezzana di nome Afrodisiaca. Doveva essere lei a far capire alla giovane cosa fosse giusto fare. A quei tempi la donna rappresentava l'esatto significato del suo nome. Aveva 9 figlie scorrettissime come lei, che cercarono fino al fine, insieme alla madre, di plagiare la giovane. Afrodisiaca utilizzò con Agata tutti i filtri amorosi in suo possesso, filtri che la grezza mentalità popolare di allora riteneva efficacissimi, sottoponendola ad ogni tipo di tentazione immorale. La esibiva ai festini, la coinvolgeva facendola partecipare a banchetti osceni e il pudore di Agata veniva continuamente offeso da queste insidie, ma non macchiato. Infatti i tentativi di Afrodisiaca fallirono miseramente, ed Agata riuscì indomita a proteggere la verginità che aveva donato a Dio. Afrodisiaca non riuscì nemmeno minimamente a far invaghire Agata di Quinziano.
Ma questo fallimento fu un'altra dimostrazione della forza della santuzza. Dopo non appena un mese, l'afrodisiaca delusa si dichiara sconfitta, soprattutto per due cose: per la fede e per l'amabile purezza della giovane. Per questo motivo, riconsegnerà ad Agata Quinziano, e con determinazione pronuncerà le famose parole ripetute spesso dalla povera gente. Ha la testa più dura della lava dell'Etna. È più facile rammollire i sassi e cambiare il ferro nella morbidezza del piombo piuttosto che distogliere l'animo di questa fanciulla dall'idea cristiana. Ma come terra che calpesta coi piedi, ella invece tutto, tutto disprezza. Da purezza do signori, trovai l'innocenza che manco fuoco sappia addumare. Da sapienza di lamuri cercai a riverenza che di inghi di sapienza. Io, femmina di paci, sugno ai tuzza pa' povera gente. Ma il proconsole furioso non accettò passivamente questa seconda sconfitta d'amore e per rabbia trasformò il suo sentimento iniziale d'amore in odio e vendetta. Questo lo portò a minacciare nuovamente la giovane, sperando in qualcosa, ma niente mutò ed ogni suo tentativo fallì. Agata verrà nuovamente messa sotto processo, ma adesso Quinziano ha un solo scopo: distruggere la sua fede. Durante il processo Agata si presenta davanti a Quinziano, vestita da schiava, come usavano le vergini consacrate a Dio, ma questi, disgustato del suo comportamento, lo obietta dicendo: «Se sei libera e nobile, perché ti comporti da schiava?» E la risposta di Agata fu quella di una vera cristiana. La nobiltà suprema consiste nell'essere schiavi del Cristo. Tu si utiranno, camicia figgi lupetto, ma non m'avrà mai cuido, picchi io sugno libera e consacrata a Cristo Signore. Tu si servudo mali, tu si schiavo di imbacciuni che non darriala nendi dei miei sogni, anzi ti rendi più schiavo de pecce e de ligna. L'uomo che indurisce il suo cuore non sente l'amore, non sogna, non può essere libero. La libertà può appartenere ai Non tiranni, non può. può appartenere ai tiranni e ai prepotenti. L'odio uccide ogni tipo di gioia, e così anche la libertà di amare. Il potere e il denaro rendono schiavi, bruciando il sapore delle piccole cose, ti trascinano in schiavitù e ti fanno diventare servi del peccato. La risposta di questa figlia di Cristo fu l'ennesima sconfitta di Cristiano, che decise di consegnare la giovane ai torturatori per farla seviziare crudelmente. Tu fusti torturata ndo fuoco e ndo ferro, viduzza domeciato, da sta città che ti cullau appena nascisti, da sti vii, unni magari casi sindenu pigliurato anima. Ora e domani tutti chi dica sentunu no, un uomo di Cristo si firmano. U fuoco si firmau dinanzi a Cristo, l'angeli arrialano l'acqua a cui aveva siti. I stessi angeli che ti sanarono le carni, e i stessi carni che udiranno ti stava bruciando un do fuoco. Io usendo che si pia, e si pi razziaro signori a santuzza mia. O aiduzza, u spirito santo stanna l'ammatò, su ti preio, benedici magari stu supplizio, pipputillo donare a Cristo cu vero amore. Le membra di Agata furono stirate, lacerate con pettini di ferro ed ancora scottate con l'anima infuocate. Ogni tentativo per farle dire «basta, smettetela, abbiate pietà» non riuscì. Anziché spezzarla, le donò ancora più forza. Firero una santuzza, ci spaccarono l'ossa e i cori, ma l'anima rimasi forti come una roccia. Le tradizioni popolari raccontano che queste violenze, con notevole verismo, costoro più infliggevano tortura ad Agata e più questa sembrava acquistare nuovo vigore. Una delle crudeltà più feroci fu lo strappo delle mammelle, mediante delle tenaglie. Si racconta che poi fu portata in cella sanguinante, ferita e sofferente, ma a mezzanotte, mentre pregava, le apparve San Pietro Apostolo, accompagnato da un bambino
che teneva in mano una lanterna. Sono venuto per risanare le tue ferite. Con queste parole, San Pietro cerca di rassicurare Agata, dandole ancora più coraggio. Ma Agata sembra mortificata alla visione di quell'uomo che le fa sentire vergogna, ma che il ristoratore gli trasmette serenità e saggezza con le sue parole. A ciò c'è lo destino che si inficca in gialli canni, ti strazia, ti spacca, ma se non mori diventi di ferro. Puoi ascutare in angelo, ma sulla terra si di carne. Puoi desiderare di volare, ma senza ali non hai un niri. A così senti una guerra che ti brucia, ti perseguita, e poi sai che solo Cristo ti può aiutare e ti può sanare. Trascorsi altri 4 giorni di carcere, viene riportata alla presenza del proconsole che, vedendo le ferite rimarginate, le domanda cosa fosse accaduto, e Agata risponde di essere stata guarita di Cristo, ed ancora. Crudele tiranno, non ti vergogni di torturare in una donna quello stesso seno dal quale da bambino hai succhiato la vita? Tu strazzi il mio corpo, ma la mia anima rimane intatta. Ma questa risposta di Agata ferì ancora l'orgoglio di Quinziano e sembrò rappresentare per lui ancora l'ennesima sconfitta, ma stavolta non avrebbe più sopportato oltre. Questo fu il motivo scatenante che gli fece ordinare di condurla ad un altro supplizio. Agata fu condotta ai carboni ardenti, fu torturata con le lamine avveroventate e punte infuocate. Anche qui la tradizione narra continue storie. C'è chi dice che mentre il fuoco bruciava le canne della giovane, il velo che ella portava rimase intatto. Questa fu una della regione per cui il velo di Sant'Agata è da allora una delle reliquie più preziose che i catanesi custodiscono. Si racconta anche che durante questa terribile tortura un forte terremoto scuoté l'intera città di Catania e fu così violento da far crollare parzialmente anche il pretorio, seppellendo le due dei carnefici. Così una gran folla di catanesi si ribellò all'atroce supplizio della giovane e il proconsole, spaventato, la fece togliere dalla brace e riportare agonizzante in cella. La moltitudine di persone che aveva assistito sbigottita al supplizio l'accompagnò agonizzante alle porte del carcere e vegliò su di lei, che prima di spirare recitò questa orazione spontanea. Signore, che mi hai creato e custodito fin dalla mia prima infanzia e che nella giovinezza mi hai fatto agire con determinazione, che togliesti da me l'amore terreno, che preservasti il mio corpo dalla contaminazione degli uomini, ti prego ora di accogliere il mio spirito. Qui Agata muore qualche ora dopo, nella notte del 5 febbraio del 251. Si narra che il corpo di Agatuzza fu portato via dalla folla e riposto in un sepolcro per essere unto con gli aromi e poi seppellito. Ma si avvicinò al sepolcro un giovane vestito di seta, seguito da più di 100 fanciulli, tutti adorni e belli, che nessuno lo conosceva e lo aveva visto per vie di Catania. Questi, entrato nel luogo e avvicinandosi al corpo di Agata, le pose vicino al capo una tavoletta di marmo nella quale c'era scritto: «Mente santa, spontaneo onore a Dio e liberazione della patria». Subito dopo il sepolcro fu chiuso. Nessuno lo rivide più in nessuna contrada o regione siciliana. Da questo avvenimento la gente capì che quello era il suo angelo. Coloro che avevano assistito al fatto e conoscevano ormai la scrittura non fecero che divulgarla tra tutti i siciliani, giudei o cristiani. Da quel momento si cominciò a venerare il sepolcro di Agata. A me salvezza è Cristo. In queste pene provo tanta gioia, come chi sente una buona notizia, o come chi vede colui che da gran tempo ha bramato, o come chi trova molti tesori, così anch'io,
posta in queste sofferenze di poca durata, gioisco. Infatti, non può il frumento essere conservato nel granaio se prima il suo guscio non viene aspramente stritolato e ridotto in frantumi. Così l'anima mia non può entrare nel paradiso del Signore con la palma del martirio se prima non farai minutamente dai carnefici dilaniare il mio corpo. O vita, seppellisci a nostra santuzza, spizzata ando corpo, ma non dall'anima. Io ancora ti sento, ndo fiato non più furendi, io virus angelo che si posa accanto a mia. Ora paci, racci paci, ora paci, tenimi cuttia, e pottati magari a mia cuvuauci. Agata si spegne nella forza dell'amore, che sente il dolore, nel sacrificio di chi è creduto ed è morta per un ideale. Un corpo si è spezzato, ma non un'anima, che sente già il paradiso. Adesso lei volerà dal suo sposo, donandogli ogni sacrificio. Adesso il sangue è stato versato perché bagnasse la terra. Adesso un altro angelo è venuto dal cielo. Ha benedetto con le sue ali questo luogo ed è ritornata al padre con amore. Agata parla alla sua gente. Terra mia sospirata, terra mia, ca conduci sta via, t'abbini rigu ndo nomu di Cristo Gesù, da Vergini Maria e a cussi sia. Iu aiutuzza, angelo di sta città rigu, s'abbini riga cussi inchina a Cristo il ricordo di mia. Così Agata lascia questa terra, solo con il corpo. A solo un anno dalla sua morte abbiamo già il primo miracolo che segna la storia e verrà raccontato da tutti i libri. Catania verrà colpita da una terribile eruzione che in pochi giorni porterà enormi e gravi danni. I cittadini terrorizzati portarono il velo della santa dinanzi alla colata, nella spiritualità di chi crede per realizzare il miracolo del cuore. La colata si arresta. All'istante, nella violenza di quella lava incandescente, i cittadini vedranno ancora una volta la forza della santuzza. La gente la saluta. U paradiso t'ingurunau, na cruci ca s'avvau, c'una razza a vita mia. Ti ringrazio, Santa Iduzza, che mi proteggi in c'a me casa. Pittia io sento ca siu me purtendo. L'Etna è stata fermata in maniera prodigiosa il 5 febbraio, ovvero lo stesso giorno del martirio di Sant'Agata. Si racconta che quello stesso velo, che è stato depositato da anni nel reliquiario, non appena fu poggiato accanto alla lava divenne di colore rosso cupo. Oggi, durante i giorni della festa, questo velo continua a essere simbolo di speranza e di guarigione. E i sacerdoti lo portano negli ospedali e nelle chiese, per dare conforto agli ammalati e ai bisognosi. Nella spiritualità di chi crede nei miracoli si dà respiro e armonia a chi ha bisogno, ma soprattutto chi spera di guarire, credendo fermamente nella sua santuzza. Ma com'è nato il velo di Sant'Agata? Una leggenda narra che durante la tortura dei carboni ardenti una donna coprì con il suo velo la santa. Un'altra leggenda dice che il cosiddetto velo, lungo 4 metri, di colore rosso faceva parte del vestimento con cui Agata si presentò al giudizio. Un'altra leggenda ancora vuole che il velo fosse bianco e diventasse rosso al contatto con la brace. Aiduzza, sina stidda ndome cori. Aiduzza, Aiduzza bedda, tu si ingiuri di stu distino infranto. Tu sia gioia gaglieta lucori da Maronna, di San Giuseppe e di Gesù Cristo. Tu sia luci di sta città, casapi di maraviglia e di pietà. Si narra che, mentre Quinziano con i componenti del suo ufficio andava a investigare sui poteri di Agata ed arrestare tutti i suoi parenti, non riuscì nemmeno ad arrivare sul posto che fu punito. La collera del Signore scese su di lui. Per giudizio di Dio perirà nel mezzo del fiume che sta attraversando su una barca a causa dei suoi due cavalli, che impennandosi
e ricalcitrando causarono l'incidente. Si avventarono contro di lui a morsi e colpendolo con un calcio lo scaraventarono nel fiume Simeto. Da allora il suo corpo non fu più ritrovato e nessuno osò più molestare i parenti della nostra Agata. Ma cosa ancora più importante, la venerazione per Aiduzza crebbe a vista d'occhio. Apicci di Dabedda, tu nau a casa anderazza di so pace, che tutto può e tutto sape. Ucelo si culurau di stiddi, come galuri di l'angeli, umari si calmau, a terra si fimmau. Pareva una poesia, ma tutti piangevano paso vita senza rimorso. Bene, questo era il martirio di Sant'Agata, estratto da questo volumetto che è stato distribuito gratuitamente in questi giorni di Carmen Privitera. Allora, io volevo rispondere, perché mentre noi facevamo la lettura sono arrivati tanti messaggi, sono arrivati tanti amen, tanti viva Sant'Agata, però ci sono alcuni messaggi a cui volevo rispondere. Intanto salutiamo tutti quelli che hanno scritto. Allora, Claudia Condorelli ci ha scritto: Agata era mora, no bionda, me lo raccontò Padre Santo quando andai in chiesa per raccontarci la storia di Sant'Agata. Allora, Claudia, se ti riferisci a Padre Santo d'Arrigo, quello che aveva, che reggeva la chiesa a San Cristoforo, me lo ricordo perché quando io ero piccola andavo pure lì con la mia scuola media. E Padre Santo scrisse un libro molto bello che purtroppo non è stato più ristampato e non si trova più. E in questo libro lui spiega che Sant'Agata, come dici tu, era mora, perché era effettivamente mora, perché noi catanesi siamo mori. Il dipinto che voi vedete, che è un ingrandimento del famosissimo Santino di Sant'Agata al carcere, ovviamente è un dipinto, non è un ritratto vero della vera Sant'Agata. Purtroppo non sappiamo come fosse veramente Sant'Agata, perché non ci è pervenuto nulla di lei, però è abbastanza verosimile. In due volumi, ecco, sì, ci è appena arrivato un messaggio di Alfio Giorgio Privitera, che ringrazio, che mi dice che il libro era in due volumi. Sì, era un libro in due volumi che si chiama Il martirio di Sant'Agata di Padre Santo d'Arrigo. Esatto, Alfio, esatto. Quindi stavo dicendo che non abbiamo un disegno, un dipinto di come fosse Sant'Agata, però è chiaramente altamente probabile che fosse mora. Quindi questo qui è un dipinto, insomma, chi si intende un minimo di storia dell'arte sa che gli artisti tendono per dimostrare la bellezza e la divinità, il fulgore divino, utilizzano gli occhi azzurri e i capelli biondi. Anche Gesù in moltissimi santini è ritratto con capelli biondi, occhi azzurri, ma Gesù, essendo ebreo, non poteva avere né gli occhi azzurri né i capelli biondi, quindi è semplicemente un attributo artistico. Quindi grazie per questa precisazione. Allora, volevo invece rispondere a Maria Cicchello Gaccio, che ci annuncia che è stato un miracolo, che Sant'Agata le ha fatto un miracolo, perché ha trovato il nipote, gli ha telefonato dando una lieta notizia, insomma. E quindi auguri, e ringraziamo Sant'Agata per questo ennesimo miracolo. Grazie Alfio, grazie a voi che ci seguite, non a noi, vi diamo quello che abbiamo noi e lo diamo a voi. Bene, Gaetano, vuoi aggiungere qualcosa? No, semplicemente domani inizierà la processione a Catania.
Speriamo che vada tutto bene, speriamo che i festeggiamenti si svolgano in maniera tranquilla e pacifica. Volevo spendere due parole, una per le candelore. Sappiamo che sono posteggiate, un termine un po' bruttino, però in realtà sono posteggiate veramente in piazza Duca di Genova, fuori dalla chiesa, all'acqua e al vento. Possiamo pensare qualsiasi cosa delle candelore, ma secondo me questo è un comportamento ingiusto, anche perché stiamo parlando di pezzi di arte barocca antiche. Quindi io spero che non piova, spero che non si rovinino e spero che, ormai quest'anno è andata come è andata, ma spero che negli prossimi anni ci siano decisioni più ponderate, anche perché le hanno lasciate all'acqua e al vento e hanno dovuto provvedere da soli per i tendoni, per coprirsi, le persone stesse non sanno dove sono messe, insomma, secondo me è stato sbagliato. Volevo dire una parola anche io. Io mi auguro che ci sia qualche portatore di candelora che ci sta ascoltando. Se qualcuno di voi che ci sta seguendo conosce, fa parte di qualche gruppo di candelore, io vorrei incoraggiarvi a battervi per i diritti delle candelore, ma non perché le candelore sono belle, perché c'è la festa, perché c'è la banda, ma perché le candelore fanno parte del nostro essere catanesi. Le candelore sono parte integrante della festa di Sant'Agata perché sono la parte gioiosa, la parte allegra. Le candelore, quando iniziano a sfilare per la città, danno l'annuncio che sta arrivando la Sant'Agata, no? Che sta arrivando l'incontro con Sant'Agata. Quindi, perdere la tradizione delle candelore, secondo me, sarebbe una disfatta. Quindi io invito veramente tutti coloro che si occupano delle candelore a battersi per i loro diritti. Filippo Marisol Maugeri, non possiamo assicurare di essere in diretta perché domani è lunedì, il mondo non si ferma purtroppo. Noi abbiamo famiglia, lavoriamo e No, ma a quindi parte questo, Facebook non regge tanto facilmente le purtroppo dirette. Facebook non regge. Chiunque ci prova a fare dirette Adesso dalla festa lo sa. Esatto, adesso Facebook regge perché siamo a casa, ma quando siamo fuori è molto difficile che Facebook ci regga la connessione. Noi Comunque faremo sia, del possibile. vi invito a sintonizzarvi su vari canali. In TV, insomma, c'è la messa dell'Aurora, sarà trasmessa su tutti i canali locali, Su TV2000. praticamente su TV 2000. Poi ci sarà Pagina Sant'Agata che Poi farà le sue sicuramente gli dirette. amici di Pagina Sant'Agata, che sono tantissimi e hanno un'attrezzatura invidiabile, saranno sguinzagliati per tutta la processione. E poi comunque dalle ore 16 domani pomeriggio ci sarà di nuovo la diretta televisiva. Fra l'altro, Salvo La Rosa, oltre a farla in televisione, la fa anche su Facebook, nel suo canale Salvo La Rosa Official. Quindi avete modo di vedere, anche se noi della nostra pagina non saremo fisicamente presenti. Vi volevo invitare invece a postare i vostri video, le vostre foto, se vi fa piacere di condividerle con noi nel nostro gruppo Facebook che si chiama La Comitiva di Agata. Mi piacerebbe in questi giorni vedere la bacheca del nostro gruppo piena dei vostri video e delle vostre foto, per condividerli tutti insieme. Siamo devoti tutti, e allora condividiamo tutti le nostre foto e i Se è nostri possibile video. con una preghiera, perché è anche bello che dedichiamo una preghiera a Sant'Agata. Comunque, la seconda cosa che volevo dire poco fa, oltre a questa delle candelore, è che oltre che la processione, i fuochi, appunto le candelore, il divertimento, i palloncini, la musica, che questo incontro con Sant'Agata sia porti dei semi di cristianità vera, di essenzialità, anche se nella chiesa, se nella festa c'è molto rumore, molto chiasso, che possiamo realmente dedicare, non dico tanto, 10 minuti all'incontro con la divinità,
all'incontro con la vera Agata, all'incontro con... Noi parliamo tanto con Sant'Agata, con Dio, ma ci fermiamo mai ad ascoltare quello che dicono? Ecco, allora io auguro a tutti noi, per primo io, di trovare questo incontro con la dimensione divina e poi ovviamente di essere un seme che possa fruttificare durante tutto l'anno. Ecco, io quindi dico questo e auguro buona festa a tutti e che Sant'Agata ci benedica. E mi raccomando, è importante rispettare le regole. Per quanto assurde ci possano sembrare, rispettiamo le regole, evitiamo di far ripetere quello che è accaduto stasera. Magari in televisione non l'hanno detto, magari molti di voi non lo hanno saputo, però è stato sfondato uno degli ingressi in Piazza Duomo. La folla era tanta, c'era molta ressa ed è stato sfondato questa barriera, diciamo. Ora, io sono la prima che sono contraria a questa cosa, però ci sono queste nuove regole, ci dobbiamo abituare, dobbiamo dimostrare di non essere caproni, pecoroni, incivili, zaurdi e tutti questi brutti epiteti che io ho letto nei commenti, nelle varie pagine e nei vari post che ho visto. Noi dobbiamo dimostrare di essere devoti anche in questo, anche nel senso di civiltà. Ripeto, io sono la prima che trovo assurdo che ci debba essere il numero limitato di accesso, ma ci sono queste regole, debbono essere rispettate. Dimostriamo di essere devoti alla santa e non alla festa. Esatto, esatto, mi raccomando. E allora, siccome ci è arrivata, e arriva non a noi, a Sant'Agata, una richiesta di preghiera da parte di Maria Davi, direi di finire questa diretta, anche perché sono le 11:30, quindi almeno un paio d'ore di sonno vorremmo farcele, per chi è che è a casa. Finiamo questo momento, questa diretta con un momento di preghiera, affidando a Dio, attraverso l'intercessione di Sant'Agata, tutte le nostre intenzioni di preghiera. E ricordiamo che questa candela rimarrà accesa fin quando non si spegne, proprio come simbolo delle nostre preghiere continue che salgono a Dio per intercessione di Sant'Agata, appunto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Agata, prega per noi, per tutti quelli che sono morti nelle ultime 24 ore, per tutti quelli che moriranno nelle prossime 24 ore. E per tutti i defunti in generale. Tutti i defunti, i nostri cari, ma anche per le anime più dimenticate. L'eterno riposo dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O eroina del cielo, Agata bella, de guidaci a Gesù, propizia stella. Bene, ragazzi giovani, ragazzi meno giovani, bambini, andate a dormire adesso. Che è tardi e che Sant'Agata ci vegli in questa notte e illumini i nostri cuori per indirizzarci a Dio. Buonanotte e viva Sant'Agata.